Allora, abbiamo convocato questa conferenza stampa per... Già, ti dica anche i nomi perché io vengo da fuori. Sì, Davide Fossati del Comitato di Novi. E Gianfranco Marchesotti del Comitato di Salavalle. Abbiamo convocato questa conferenza stampa perché una quindicina di giorni fa sono arrivati per in merito ai fatti di Trasto del luglio 2013, cioè quando i comitati hanno impedito un esproprio via Trasta, sono arrivate 36 denunce per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Sono arrivate a membri del comitato di sia piemontese che ligure, ne arriveranno altre, a quanto dicono, e soprattutto poi Gianfranco spiegherà meglio nei dettagli come sono andate le cose, con delle modalità abbastanza anomale da parte della questura di Alessandria. Però è notizia di questa mattina che a Trasta, appunto dove era stato impedito l'esproprio, questa mattina si sono presentati COCI con una trentina di celerini tenuti antisommossa e hanno forzato l'esproprio, nel senso avevano inviato una lettera raccomandata che è stata ritirata l'altro ieri da uno dei proprietari, quindi non dando il solito tempo di preavviso per effettuare l'esproprio, dicendo che oggi l'avrebbero effettuato. Nonostante gli avvocati che appunto oggi dovevano essere presenti per trattare questa questione, ma sono impegnati su a Trasta, nonostante gli avvocati avessero mandato una lettera di diffida a COCI, appunto con queste motivazioni. Stamattina la Celere ha bloccato la strada d'ingresso a chi voleva impedire che questi espropri venissero effettuati, dicendo che se l'esproprio è illegittimo ci sarà un ricorso al TAR e vedremo come andrà a finire. A questo punto lascio la parola a Gianfranco che mi spiegherà nei dettagli come sono andate le cose. Sì. Questa conferenza stampa arriva, diciamo, dopo una animata e lunga anche discussione fra i comitati piemontesi, insomma. E se dovessimo dare un titolo a questa conferenza stampa, lo dico perché ci teniamo, spero di essere chiaro, poi di spiegare perché. Il titolo che noi vorremmo è Due anni di opposizione alla luce del sole. Perché questa cosa qua? Cioè, perché vogliamo che emerga questa cosa qua? Perché noi, con quest'ultimo avvenimento, poi vi spiegherò cosa è successo, abbiamo messo in fila alcune questioni che sono capitate, che secondo noi non possiamo accettare. E vanno denunciate per la gravità che hanno secondo noi politicamente. Allora, l'ultima è gli avvisi di indagine per le cose che diceva Davide per il 10 a Trasta, il primo fatto che denunciamo è questo. Che cosa è successo? Che al contrario di quello che succede normalmente, che alle persone viene inviato a casa l'avviso che le persone sono indagate, l'atto giudiziario che ti comunica che tu sei indagato, in questo caso si è presentato la Digos a casa delle persone per lasciare una convocazione, le persone hanno dovuto recarsi in questura dove gli veniva appunto consegnata l'informativa che sono indagati e cosa... incomprensibile, se non, ed è il motivo per cui siamo qua, gli sono state prese le impronte digitali e fatte le foto segnaletiche. Insieme a questo era già successo che per Trasta a 10 attivisti venisse inviato un foglio di via, che è una cosa che non si vedeva dai tempi del fascismo, non neanche del terrorismo, del fascismo, o se no che riguarda mafiosi, delinquenti incalliti e così via. Non solo, per una discussione, per animata che sia stata, che è avvenuta in un parcheggio d'Arquata,
ci sono stati degli attivisti che si sono trovati la Digos in casa al mattino a fare una perquisizione che non si capiva per cos'era, e se, che anche lì, torniamo al discorso di prima, gli dicevi devi portare in questura i vestiti che avevi quel giorno lì, siamo a CSI New York lì, però, e questi portavano i vestiti in questura. Quindi noi mettiamo assieme questi tre fatti per la gravità che hanno. Noi non contestiamo il fatto che ci siano le denunce, non è che siamo d'accordo con le denunce, però che il COCIM denunci il movimento per le iniziative che fa, come dire, ci sta. Quello che non ci sta è quello che noi non accettiamo, è questo tentativo di farci sembrare pericolosi, di criminalizzarci. Quindi noi abbiamo convocato questa conferenza stampa, non, anche se per noi questi fatti sono gravissimi, perché fuori proprio dal contesto, ma noi non è che convochiamo la conferenza stampa per denunciare la repressione, no, non ci interessa. Noi, come dire, in questa conferenza stampa rivendichiamo il fatto che questo è un movimento, il movimento contro il Terzo Valico, che non si nasconde, è composto da uomini e donne che mettono la faccia in ogni azione e in ogni iniziativa. Sia qui, adesso faccio un paradosso, ma non c'è neanche bisogno che ci chiedano i documenti, se vogliono noi glielo diciamo, perché le persone che vanno a fare le iniziative sono persone che vanno a fare le iniziative perché pensano che siano importanti. Poi, come ripeto, uno può anche sbagliare e essere denunciato, ma le persone sono questa cosa qua. E non è questa, guardate, un'affermazione teorica. Noi vi diciamo, guardate, noi siamo un movimento bello, così così. No. Questa affermazione ha oramai 2 anni di storia a confermare le cose che diciamo. Ossia, tutte le iniziative che in questi 2 anni il movimento nelle varie componenti sfumature ha fatto sono state sempre intanto contro il COCE, per capirci. Ossia, noi non siamo mai usciti dall'obiettivo che avevamo. No al Terzo Valico, e quindi individuiamo in chi secondo noi vuole per forza fare i lavori, non vi rifaccio la stessa cosa che diciamo sempre, che vuole spendere i soldi e così via. Non solo però, tutte le nostre iniziative sono state annunciate e discusse pubblicamente, sempre prima che noi facessimo le iniziative. Quando non è successo che noi annunciavamo prima le iniziative, perché c'era una trivella in un campo sbagliato, o perché succedeva che ci trovavamo una trivella non autorizzata, o per qualsiasi altro motivo, noi abbiamo sempre, subito, voi lo sapete, avvisato la stampa. Avvisato la stampa. Perché per noi l'informazione rispetto alle vicende notate del Terzo Valico è fondamentale. Noi pensiamo che di per sé l'informazione per noi è importante. Questo non c'entra niente. Peraltro noi dobbiamo, non c'entra con la conferenza stampa, ma noi dobbiamo ringraziare la stampa locale perché ha sempre dedicato molta attenzione a questo tema, e a volte ha ripreso anche le denunce che noi abbiamo fatto come movimento rispetto a se le ditte sono, insomma, da questo punto di vista qua noi pensiamo che sia importantissima l'informazione. Ora, la seconda questione che dobbiamo dire, che è innegabile, che sta lì, noi di iniziative ne abbiamo fatto tantissime, ma in tutte le azioni, presidi, le manifestazioni che noi abbiamo fatto non è mai successo nulla. Se ci sono stati momenti di tensione, sono stati generalmente fra, logicamente, gli attivisti del movimento No TAV, in genere, e il COCI. E se dobbiamo essere sinceri, non che ci abbiano difeso, questo non succede mai, ma nelle situazioni, nelle azioni, il comportamento della Digos è sempre stato, non voglio sbagliare termini, ma diciamo professionale, professionale. Quindi noi dici, ma come? Io ho la Digos tutti i giorni lì quando, e si comportano
non che ci danno ragione, ma si comportano in un certo modo, anzi se c'è tensione a volte intervengono per stemperare. E poi dall'altra parte mi trovo le perquisizioni e queste cose qua, per dire perché non capiamo. Io adesso logicamente in questa conferenza stampa qua parlo solo delle azioni, diciamo, dirette, delle azioni di disobbedienza civile che noi abbiamo fatto nei confronti del COCE, ma in questi 2 anni voi sapete le centinaia di iniziative che il Movimento contro il Terzo Valico ha fatto, sia come dibattiti, come incontri, come feste, come momenti di informazione e così via. C'è un'altra cosa che noi vorremmo qui riaffermare con forza, e anche qui in qualche modo, come dire, voi siete i primi testimoni, insomma, tutta la discussione che fa il movimento No Terzo Valico è pubblica, ossia tutto quello che siamo è pubblico, tutti conoscono, tutti, compreso le divisioni e le differenze che ci sono fra di noi. Quindi da questo punto di vista noi proprio lo riaffermiamo e rispieghiamo a tutti, poi i limiti, sia uno, i limiti sono umani, però ai comitati si aderisce individualmente e aderiscono le persone che pensano di essere contro il Terzo Valico e assieme ci organizziamo per contrastare la realizzazione di quest'opera. Noi l'abbiamo detto chiaramente, ma è questo quello che ci unisce, questo, null'altro. Ci sono dentro i comitati, dentro le varie associazioni, persone che hanno fatto, facevano attività, ma tantissime donne e uomini è la prima volta che fanno iniziativa nella loro vita, è la prima volta che si impegnano rispetto ad alcuni temi in termini diretti e assieme, piaccia o no, ci siamo costruiti un percorso di discussione e anche un modo per stare insieme, è un modo per stare insieme fra persone diverse, decidendo tutti insieme che partecipiamo in prima persona. E anche questa cosa va detta, guardate, questo è un movimento che fino ad ora si è autofinanziato, quindi quelle donne e quegli uomini che si sono impegnati non solo si sono impegnati nelle manifestazioni, nei presidi, ma si sono impegnati anche sottoscrivendo per reggere tutte le iniziative che abbiamo fatto. Lo dico perché io credo che sia una cosa importante di questi tempi qua, che sappiamo tutti come. Noi non siamo un partito, non abbiamo dirigenti eletti, nessuno può parlare per il movimento. Quando il movimento parla, fa conferenze stampa o comunicati. Lo dico anche rispetto ai nomi. Sì, certo, non abbiamo, lo dicevo prima, paura a nasconderci, ma oggi noi volevamo discutere proprio a nome di tutti. Noi impariamo camminando, guardate. Faccio un esempio così ci capiamo, perché lo dicevo prima, voi siete testimoni. Noi 2 anni fa siamo finiti un po' nelle buriane, perché con la stampa, perché qualche duro magari se lo ricorda anche, perché parla Tizio del comitato, parla Caio del comitato, siamo finiti nei pasticci. Allora ci siamo riuniti fra di noi, poi abbiamo tanti limiti che non ve lo immaginate, però ci siamo riuniti fra di noi e abbiamo deciso che facevamo il portavoce. Il portavoce va al contrario, è del sindacato, del segretario, scusate. Il portavoce, è lapso, sì, esatto. gridano tutti. Il portavoce porta la voce, non può parlare di cose che non ha discusso con i suoi comitati. E l'abbiamo deciso quando abbiamo visto che no, non andava bene, noi non avevamo nessun interesse a discutere a quel modo lì. Noi non diciamo di non aver fatto errori, di non aver chiusure, di non fare queste cose. Però, ed è il motivo, io insisto, per cui abbiamo convocato questa conferenza stampa, resta questo qua. Quello che ci deve essere riconosciuto politicamente
per il senso nobile che ha la parola, quello che ci deve essere riconosciuto politicamente, anche dagli apparati di giustizia. Cioè, questo noi chiediamo, che anche chi ha detto la giustizia in questo paese qua e in questo territorio qua ci riconosca questa cosa, e che noi facciamo e abbiamo fatto tutto alla luce del sole, niente di nascosto. E questa è la discussione che c'è dentro i comitati, questa è una caratteristica di questo movimento, quella di discutere pubblicamente tutti insieme, di litigarci fra noi, lo diciamo rispetto alle azioni che ci vengono fatte contro, e no, noi questa caratteristica la vogliamo mantenere, noi non vogliamo che nessuno ci spinga a discutere in maniera nascosta. Io non so se sono stato abbastanza chiaro, al limite se volete poi facciamo delle domande, non so se... Che cosa diciamo, come ultima cosa, che è vera, insomma, voi sapete tutto perché avete partecipato a tutte le iniziative. Chi ha partecipato alle nostre manifestazioni sa che sono manifestazioni allegre. Sono manifestazioni, ci aggiungiamo un pezzo, con la gente che ha la coscienza a posto, che va in piazza per rivendicare una causa che ritiene giusta, e quello che vorrebbe è il riconoscimento di questo fatto. Quindi, non so se sono riuscito a spiegarmi, noi non abbiamo intenzione di dire c'è la repressione, c'è... no, noi quello che chiediamo a tutti, compreso l'apparato di giustizia, è che ci sia riconosciuti due anni di iniziativa fatta in un certo modo. Noi non diciamo abbiamo fatto sempre tutto bene, tutto, no, quello che diciamo però con chiarezza è a tutti: guardate, non funziona così, la discussione è alla luce del sole, non si può costruire delle teorie, dei complotti attorno a questa vicenda qua. Poi, non so se sono stato chiaro, se c'è da aggiungere qualcosa, se no